Mario Tenerani, editorialista di tutomercatoweb.com, un giudizio sulle parole del direttore generale Rog a conclusione del mercato della Fiorentina? Beh, intanto comunque è venuto e ci ha messo la faccia, eh, dopodiché insomma, è stato come dire, molto disponibile però... Restano, credo, delle, delle piccole contraddizioni, soprattutto in seno al mercato, insomma perché viene fuori che comunque la proprietà aveva messo a disposizione 7-8 milioni, mi sembra più o meno sia questa la cifra, però per eh, varie vicissitudini adesso per esigenze televisive non possiamo riassumere, altrimenti saremo lunghi, non sono stati spesi. Eh però insomma, il gruppo di dirigente dice di eh, avere supporto pieno alla proprietà se che qualcosa comunque torna male in questa vicenda. Eh, in apertura, eh, sollecitato da una domanda sulla chiara e netta presa di posizione che ha avuto la Curva Fiesole di sera, che si è schierata con l'allenatore e con la squadra eh, a distanza siderale ormai dalla società, eh, il direttore generale Rogga ha risposto che la società è molto amareggiata, però credo che siano molto amareggiati anche da tanto tempo i tifosi. E allora vorrei andare oltre. Vorrei dire che tocca adesso alla società provare a ricucire questo rapporto, perché Firenze ha bisogno di questa coesione. I tifosi, nella loro storia, non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla squadra e all'allenatore, perché poi credo che Firenze sia un rarissimo esempio di identificazione totale tra città e squadra. Ecco, al di là delle parole di Rog, qual è il rapporto tra la società e Paolo Sose in questo momento? Rog ha detto che è buono, se, se chiede a me la mia opinione a me risulta che non lo sia. Eh, io... Ti, ti risponde la giornalista, non mi risulta sia buono, non mi, risulta, mi risulta... tra l'altro c'è stata una frase di Roghe che è indicativa, ha detto il mercato all'80% è stato condiviso. Eh, niente, cioè io penso che quel 20% sia riferito agli ultimi arrivi che sono Benaloan e Coned, adesso c'era stata una risposta chiara di Sosa qualche giorno fa in conferenza stampa, aveva detto alla vigilia del Carpi, beh ancora non ho le idee chiare su di loro, le devo conoscere, devono ancora arrivare, quindi aveva fatto capire in modo edulcorante e lui non le aveva eh, chiesti. Ci sono state delle frizioni in questi ultimi tempi, è chiaro che tocca agli ufficiali di collegamento come Rog, Pradelli e gli altri cercare di, di, di ricreare un collante, però noi conosciamo bene il, il modo, la forma mentis dei Della Valle e sappiamo che di fronte a certi atteggiamenti degli allenatori loro si rigidiscono. Quello che possiamo dire è che... Per certi aspetti, anche se con profili diversi, si riproducono situazioni già viste per noi che lavoriamo qua, penso al caso Frandelli, penso al caso Montella e adesso c'è il caso Sosa.